Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere qui questo pomeriggio, ringrazio di essere il Teatro Regionale che ospita questa presentazione del libro Marijuana Rules, le vittorie referendarie negli Stati Uniti, di Luca Maroli, qui alla mia destra, Luca, oltre che aver già scritto due libri sulla marijuana, una sulla coltivazione, una rispetto all'esperienza americana, è uno dei primi gestori di canapari italiani, il canapari di Parma, e da due anni conduce anche una trasmissione radiofonica, non solo Skank, che potete seguire sia sulle frequenze di Radio Popolare e di altre radio italiane che su Facebook e su con noi c'è Franco Leone, che oltre ad essere stato sottosegretario della giustizia, è stato anche un attivista antiproibizionista più che storico, anche uno dei primi presentatori di una proposta di legge per la regolamentazione legale della marijuana. Ricordiamo quella fatta all'inizio della legislatura 96-2001. Anche allora le firme di oltre 150 parlamentari, tra cui si ricorda giusto ormai per diletto anche la firma di Bobo Maroli, per evidenziare i cambi di sponda successivi. È con noi anche il vice sindaco di Ferrara Massimo Maisto, che ci onora con il suo saluto. Sì, molto, molto brevemente un ringraziamento per questa iniziativa, perché la politica ha bisogno di idee, di convinzioni, di obiettivi, ma ha bisogno, credo, anche di dati, di capacità di studio, di capacità di approfondimento, e purtroppo in questo periodo, non solo in Italia, mi viene da dire nella politica mondiale, sicuramente nella politica occidentale, l'emotività fa sì a volte che non si studino le cose, non si guardino le statistiche, non si guardino i numeri, non si vadano a studiare esperienze del proprio paese o di altri paesi. Quindi questo racconto, non è la prima volta che ne parliamo con Leonardo, di quello che sta succedendo negli Stati Uniti è, credo, particolarmente significativo. Intanto perché ci sono già delle esperienze da un po' di tempo, qualcuna da qualche mese, qualcuna da un po' più tempo, e quindi si possono già iniziare in maniera, non so se scientifica, ma dati alla mano, iniziare già a trarre delle conclusioni su che cosa sta succedendo a seguito di scelte di legalizzazione. Il secondo motivo è che nel nostro immaginario, l'ha detto benissimo Leo, lo scrive benissimo Leo nella cartolina di presentazione, nel nostro immaginario gli Stati Uniti sono la terra della legge e ordine, sceriffi, e quindi ce la immaginiamo come la terra più refrattaria a questo tipo di questo tipo di temi. Invece con Trump ancora di più, invece in un paese dove c'è un federalismo vero a macchia di leopardo ci sono esperienze davvero molto innovative. E il terzo motivo è che sono esperienze nate sulla spinta popolare, nel senso che non so se tutte, ma insomma molte di queste sono state spinte tutte da referendum. Quindi, come dire, non è stata una scelta del politico, a seconda di come lo si pensi, più o meno illuminata, ma è stata una scelta condivisa con le popolazioni dei diversi stati che hanno deciso di andare in quella direzione. Io penso, i primi dati danno questa conferma, che sia la scelta giusta per far emergere dal mercato nero, per togliere della criminalità, tanti temi sui quali non voglio entrare perché ne parleranno molto meglio di me i relatori, però credo davvero che siano momenti importanti perché portano con forza nel dibattito pubblico temi sui quali non si ha voglia di parlare. Io credo che sia
sbagliato, perché invece sono temi molto più importanti, al di là di chi come il sottoscritto è favorevole o di chi è contrario, sono temi molto più importanti che dovrebbero essere molto più all'ordine del giorno di tante magari discussioni di attualità sulla politica italiana. Quindi grazie e buon lavoro. Grazie. Io non farò l'introduzione vera e propria, volevo solo ricordare come tutte le Americhe sono in questo momento un territorio di sperimentazione, perché il primo stato nazionale a realizzare l'uso unico della marijuana, infatti, è stato l'Uruguay con la legge voluta dall'ex presidente Mujica. Il Canada, il governo canadese, ha il 13 aprile di quest'anno presentato la propria proposta di regolamentazione legale della cannabis, che segnalo è stata uno dei punti, diciamo, più importanti del programma che ha portato all'elezione di Justin Trudeau, presidente del Consiglio, comunque capo di governo canadese. È stato uno dei punti. Infatti la cosa divertente è che la legge sulla cannabis canadese passerà al vaglio del Parlamento e vedo che avere l'assenso della regina, che potrebbe anche non darla, sarebbe una cosa abbastanza abituale. Per cui non sono solo gli Stati Uniti che hanno aperto questa partita, ma è sono tutte le Americhe, ricordando anche che sono stati tre stati centroamericani a richiedere nel 2016 la convocazione di un'Assemblea Generale dell'ONU dedicata alle politiche sulle droghe, cosiddetto UNCAS 2016, e sono stati Guatemala, Messico e Colombia i luoghi dove la World Drugs, lanciata ormai negli anni 70 da Richard Nixon, quindi dagli Stati Uniti, ha avuto i suoi effetti più pesanti sia sulle popolazioni che sull'ambiente. Proprio questi stati hanno richiesto alle Nazioni Unite di rivedere, di ripensare le politiche sulle droghe partendo dalla decriminalizzazione e dalla demilitarizzazione delle politiche. Io mi fermo qui perché non voglio davvero togliere a Luca le cose che vuole dire questo libro, poi magari interrogiamo quelli qualcosa più da tu. Sì, l'autore o la fine. Franco Correa. No, ringrazio di questa occasione, perché poi in una libreria così significativa per incontri civili e di cultura, quindi di politica, affrontare questo tema è sicuramente suggestivo. Ho sentito le parole del vice sindaco e mi sono ricordato che molti anni fa qui a Ferrara Forum Droghe organizzò un seminario internazionale molto significativo, con proprio il patrocinio, ma il patrocinio oneroso del comune di Ferrara. E uno, il relatore principale era Ethan Nadelman, che è il protagonista delle vicende degli Stati Uniti che poi ci racconterà Luca Marola, ed è stato per molti decenni ed è ancora il protagonista alla costruzione delle associazioni come Drug Policy Alliance che hanno portato a questi risultati. Ebbene, in quel convegno qui a Ferrara, era una delle ultime
sarebbero forse da ristampare. Noi qualche anno fa abbiamo stampato un volume molto bello sui suoi articoli apparsi sul mensile Fuori Luogo, e lì si ritrova tutte le ragioni per contrastare a War on Drugs, la guerra alla droga, come è stata costruita nel mondo, perché è uno degli esempi ben prima della globalizzazione. Il pensiero unico sulle droghe è stato costruito negli Stati Uniti in maniera fortissima ed è stato costruito dal punto di vista non solo come una politica ma anche come una ideologia, e il proibizionismo è stato così forte perché ha costruito un senso comune basato proprio su un'ideologia che non è solo quella della proibizione, ma delle ragioni della proibizione basate sulla morale. Tutta la costruzione negli Stati Uniti viene dal movimento della temperanza, della società della temperanza, è da lì che viene, e viene prima ci fu il proibizionismo sull'alcol. E sconfitto il proibizionismo sull'alcol con una decisione del presidente Roosevelt per i danni che aveva provocato il proibizionismo sull'alcol, si è poi lo stesso protagonista della proibizione sull'alcol si riconvertì sulla proibizione delle droghe e di tutte le droghe, ma poi fu scelta come bersaglio maggiore la marijuana perché era una sostanza delle minoranze etniche e perché era una sostanza di piacere. Questa è la motivazione. Quindi è stato costruito un apparato che aveva poi un altro risvolto, quello della salute per i giovani. E questa questione dei giovani è ancora oggi la questione che viene utilizzata. E intanto, per non sbagliare, i giovani vengono mandati in galera o vengono fermati e mandati dai prefetti per le sanzioni amministrative. Quindi c'è la salute dell'anima, del corpo, ma intanto si parte con le bastonate penali e di sanzioni amministrative pesanti. Questa è comunque la costruzione, è stata molto forte e ha avuto una diffusione immediata con le convenzioni internazionali che sono state accettate praticamente da tutti gli stati. E ora smontare la costruzione del proibizionismo è estremamente difficile se la si vuole aggredire sul punto delle convenzioni internazionali che hanno costruito questo potere delle, quelle che noi chiamavamo le narco-burocrazie, che vivono sulla costruzione ideologica della proibizione. Cosa l'Italia? L'Italia ha accettato questa visione e la prima negli anni 60
taxi si inventò una campagna forsennata per, contro la legge che era in vigore e che era definita appunto una legge permissiva, andando contro tutta la tradizione del Partito Socialista in Italia, che era il partito di Loris Fortuna, il partito del, che aveva combattuto le battaglie per i diritti civili, il divorzio, l'aborto, eccetera, ma campione, e aveva presentato le proposte di legge di non solo legalizzazione, ma anche di una diversa politica. Questo va ricordato perché fu un punto di svolta non solo per le droghe, ma anche per il Partito Socialista, perché assieme fece due cose: uno, il nuovo concordato, e una, la legge sulle di penalizzazione delle droghe. Con pesanti ricadute da allora, perché se voi pensate che dal 1990 la legge Iervolino-Vassalli fino ad oggi, ormai più di 1 milione di giovani sono stati sottoposti ai colloqui in prefettura, erano 1.100.000 in 27 anni, cioè una generazione. Tempo di una generazione ha avuto questo tributo di 1.100.000 persone che sono andate dai prefetti a giustificarsi per quasi sempre per uno spinello, perché il 78% delle persone inviate in prefettura era perché per strada sono state fermate e mandate in prefettura, semplice consumo. Quindi una persecuzione di massa, come la si vuole chiamare, quando 1.100.000 giovani sono, poi ci sono quelli invece che sono stati arrestati per detenzione, definiti spacciatori, piccoli spacciatori, ma molti semplicemente consumatori, ma con una detenzione di sostanze superiore al livello previsto dalla legge. E queste sono ogni anno 40-50.000 persone, in carcere ancora più del 30%, il 32% è per violazione dell'articolo 73 della legge sulle droghe, quella appunto che prevede chiunque acquista, vende, cede, esporta, importa, sono 27 i verbi di questo articolo, e la norma di chiusura è quella che dice e comunque detiene. E questo è la ragione della difficoltà che noi abbiamo avuto, leggi molto repressive. Craxi combatté la sua battaglia contro il club della modica quantità, perché la legge del 75 prevedeva una depenalizzazione di chi deteneva modica quantità, era una formula che lasciava spazio alla gestione, e la campagna polemica, Craxi era capace di fare polemiche anche efficaci, fu contro il club della modica quantità di cui noi ci onoravamo di fare parte, e vinse quella, la legge, e il risultato fu immediato: giovani che si suicidarono. Dopo il ministro Martelli dovette rimediare a qualche danno di quella legge, ma siamo andati avanti. Poi abbiamo avuto il
ministro della salute, della sanità era Storace, no? E bisogna ricordarsi che questo paese non si è fatto mancare niente, no? E abbiamo avuto quindi una legge che ha equiparato tutte le sostanze allo stesso modo, con appunto la detenzione con pene da 8 a 20 anni di carcere e così via. Ma adesso abbiamo eliminato la Fini Giovanardi nei suoi effetti più gravi per una battaglia tutta giuridica, e ce ne ha liberato la Corte Costituzionale, non la politica. Io in un incontro con gli esponenti del Partito Democratico che volevano affrontare la discussione su questo, feci questa domanda: ma scusate, se la Corte Costituzionale non avesse eliminato buona parte della Fini Giovanardi, sarebbe stata cambiata o avremmo ancora quella legge? È stato un silenzio imbarazzato e imbarazzante. Voi pensate che la Corte Costituzionale ha bocciato la Fini Giovanardi per ragioni, per come era stata costruita, che però sono ragioni politiche, cioè grave, perché fu approvata in un decreto sulle Olimpiadi invernali a Torino con l'inserimento di un emendamento civetta che poi diventò invece la nuova legge sulle droghe, e con due voti di fiducia alla Camera e al Senato, con in fine legislatura, cioè era l'ultimo atto della legislatura prima delle elezioni, e abbiamo avuto una tragedia sociale aggravata, perché mentre la Iervolino Vassalli distingueva tra droghe leggere e droghe pesanti, se possiamo esprimerci un po' rozzamente così, lì c'era l'unificazione totale. Ebbene, siamo riusciti con una battaglia non facile ad andare alla Corte Costituzionale, e io ho convinto quello che era stato il mio ministro della giustizia, con cui ci scontravamo su mille cose, da questo all'ergastolo, ma adesso dopo tanti anni mi dà ragione su tutto, Giovanni Maria Flick, che aveva difficoltà ad accettare di andare davanti alla Corte, lui ex presidente della Corte come avvocato, però l'abbiamo convinto e si è vinto. Ecco, siccome Marola dice che vuole fare appello alla classe politica e agli altri proibizionisti, eccetera, vorrei che non ci facessimo del male, e invece ricordassimo, cioè, ho ricordato Giancarlo Arnano, ho ricordato Ethan Nadelman, che sempre su Fuori Luogo fece due articoli corposi, un saggio, dicendo che erano intitolati Quello che l'Europa può insegnare all'America. Certo, adesso diremo le cose sono cambiate, è vero, perché l'Europa è in grande crisi e non ha una politica sulle droghe, per esempio, e in tante altre questioni, ma c'è stato un momento in realtà che avevamo un'egemonia con la carta di Francoforte delle città, con i comuni come Ferrara che patrocinavano e sostenevano convegni di quel livello, che lanciavano insomma una diversa politica. Poi certo abbiamo avuto una gelata, si è dovuto attraversare un deserto su tutto, quindi anche su questo, però adesso ci sono contraddizioni. Io per
le sanzioni amministrative di cui vi dicevo prima. Quindi altro successo, perché anche le sanzioni amministrative più gravi sono state cancellate dalla Corte Costituzionale l'anno scorso. Si è dovuti arrivare al decreto Minniti sul decoro nelle città per vedere all'articolo 13 la riproposizione dell'articolo 75 bis della legge Fini-Giovanardi. C'è qualcosa che non funziona, perché insomma, cioè, questo decreto è stato anche questo approvato con la fiducia e anche con l'abbraccio fra Minniti e Giovanardi al Senato, perché Giovanardi ha potuto dire avevo ragione io, insomma c'è qualcosa che non funziona. Quindi il problema di che fare. Nel 93, a proposito di referendum, si vinse un referendum importante che cancellava molte parti della Iervolino-Lazzari. Qualche mese fa si raccolte le firme per una legge di iniziativa popolare di legalizzazione della cannabis. Potrei ricordare molte cose. Qual è la difficoltà che noi abbiamo rispetto all'esperienza degli Stati Uniti? Prima di tutto che non abbiamo i finanziatori che ci sono stati in questi anni negli Stati Uniti su questa battaglia, perché Dragon Policy Alliance e altre hanno molti sostenitori poderosi, cosa che in Italia non c'è mai stata. Noi siamo stati poveri e non abbiamo avuto quell'ordine di finanziamenti enorme che ha consentito di creare una rete dal basso. Però la differenza è che anche in Italia si sono approvate leggi nelle regioni per la canapa terapeutica. Però non è possibile in Italia il passaggio regionale della canapa ludica o ricreativa, mentre con il referendum negli Stati Uniti si può fare anche questa via. Si è partiti dalla canapa terapeutica, a questo proposito, ma un altro. In Italia tradotto, pubblicato, diffuso il massimo teorico della canapa terapeutica, Greenspoon. Quindi, cioè, noi abbiamo in realtà abbiamo creato pensiero e anche abbiamo fatto iniziativa politica, però poi in politica si vince e si perde. Alcune sconfitte sono state dure. Adesso io penso che ci sono le condizioni anche in Italia per vincere, perché c'è un consenso nella società diverso, anche sull'onda del fatto che la politica degli Stati e degli Stati Uniti sta cambiando. Adesso ce lo dirà Luca. La variabile Trump io non la sottovaluto, però, perché è vero che una posizione dell'ideologia repubblicana è il rispetto dell'autonomia degli Stati, però sulle droghe ho paura di qualche colpo di coda, tutto ideologico, e quindi questo, la scelta del Canada se andrà in porto sarà fondamentale, perché il Canada ha un potere che è superiore a quello della Bolivia e a quello dello
questo sia una polizza assicurativa per noi, un paese della Nord America che fa la scelta di legalizzazione. Quindi noi possiamo indubbiamente oggi mettere a frutto quello che si è costruito nel passato e però farlo rivivere, io penso mettendo però insieme tutto. Cioè, io insisto che la legalizzazione della cannabis, della marijuana, è un'operazione giusta. Non deve portare con sé il rischio di penalizzare l'alcol, perché su questo mi batterei in maniera forsennata. Non vorrei fare un cambio di proibizionismo. Non penso che dobbiamo sostenere politiche di riduzione del danno e di decriminalizzazione del consumo di tutte le sostanze. Quindi possiamo accettare che ci sia la legalizzazione della sostanza più diffusa e più normale, ma non accettare che si mandino in galera i consumatori di altre sostanze. Noi dobbiamo fare una politica complessiva. Cioè, probabilmente oggi non è immaginabile parlare di regolamentazione della cocaina o no? Però dobbiamo dire decriminalizzazione del consumo di tutte le sostanze. Dopodiché ci possono essere dei passaggi diversi, e quindi per alcune sostanze forme di regolamentazione, di somministrazione controllata, come in Svizzera per l'eroina, o politiche insomma di riduzione del danno. Però dobbiamo fare dei passi avanti nelle città, bisogna avere dei luoghi per il consumo sicuro. Dobbiamo, i cannabis social club sono una cosa bene, dobbiamo promuoverli, bisogna farli, anche con disobbedienza a rischio, ma bisogna anche avere dei luoghi per il consumo sicuro delle altre sostanze, come c'è in tutte le città d'Europa. Quindi l'Italia deve recuperare. Ecco, il ruolo delle città è fondamentale per la politica delle droghe. Bisogna che qualcuno riprenda la soggettività delle città, perché qui il problema è che da una parte si tagliano i fondi alle città, ma dall'altra si taglia anche la soggettività politica. Ma o nasce la politica dalle città, oppure dall'alto non ci dobbiamo aspettare granché. Ecco, io penso che questo libro di Marola, che è più bello di quello precedente, è utile, sì. Le cose buone invecchiano bene, io parlo per me, è interessante, è utile, perché fa vedere come un movimento si crea dal basso, con insomma la democrazia americana, se c'è, è dal basso, e costruendo nelle comunità la rete, il consenso, e mettendo assieme la capacità di propaganda, no? Con creazione però del consenso vero e riuscendo a convincere, sezionando il target della popolazione.
vedendo quando bisogna fare la campagna sull'elettorato femminile rispetto a quello invece giovanile che è già conquistato e così via. Ecco, questo noi abbiamo da imparare molto su questa modalità di capire quali sono gli argomenti convincenti per alcuni settori di popolazione rispetto ad altri. Cioè, come per esempio tutta la questione dei giovani, che è fondamentale per conquistare gli anziani, bisogna convincerli che la legalizzazione è sicura, perché significa non dare ai giovani delle sostanze incontrollate o controllate dal mercato criminale e quindi dannose per la salute, che viene invocata come il cardine della politica. Ma se noi accettiamo che sia la mafia o l'equivalente a diffondere le sostanze, noi rischiamo di far circolare cose pericolose. E convincere quindi che la regolamentazione, anche dal punto di vista della salute, è efficace. E dobbiamo anche utilizzare gli esempi storici, quelli di Amsterdam, adesso anche del Colorado, che la legalizzazione non ha fatto aumentare il consumo, ma l'ha reso più sicuro. Perché la legalizzazione non spinge ad aumentare il consumo, può darsi che ci sia una fase iniziale di curiosità o comunque, ma alla fine diventa una modalità che fa sì che si va a ricercare non la quantità ma la qualità, come per il vino si va a cercare, adesso ormai si va a cercare il vino non solo biologico, ma qualcuno anche quello senza solfini, cioè, no? Di tutto e di più, no? Quindi il problema non è solo è dare una cultura. Quando io ho iniziato a occuparmi di questi temi nel 1975, i consumatori di marijuana, hashish, erano degli esperti, sopraffini, insomma, no? Conoscevano tutte le diverse caratteristiche, no? Che fosse l'afghano, no? Questa capacità, questa cultura si è un po' persa. Secondo me la legalizzazione può aiutare anche a riscoprire fatto che non si va a cercare la roba, ma si va a cercare qualcosa di qualità, di utile per i propri bisogni. Ecco, quindi questo libro è molto utile perché dà materiale informativo su come è cambiato l'orientamento dell'opinione negli Stati Uniti, nei singoli stati, negli elettorati democratico e repubblicano, come è diventato un tema della convention democratica, come si è vinto in quella sede, e come si è costruito la vittoria dei referendum in 8 stati su 9, anche se invece le presidenziali sono andate male, ma mi pare che lo ricorda Luca Marola una cosa che pochi dicono quando parlano del popolo americano che ha scelto, eccetera, trascurano il fatto che la differenza di voti fra Hillary Clinton e Trump è stata di 3 milioni a favore di Hillary Clinton. E non sono pochi, vuol dire che la pausa di un minuto di... Secondi,
backup. No, pensavo che fosse, dice adesso basta. No, e sono 3 milioni di voti, sono tanti. Il che vuol dire che il meccanismo elettorale degli Stati Uniti non è una grande cosa e non è una polizza sulla democrazia. Comincia qualcuno anche negli Stati Uniti a pensare che quella finzione dell'elezione dei grandi elettori che poi si riuniscono per non decidere nulla è probabilmente da ripensare. Ma insomma, il popolo quando ha deciso nel referendum ha deciso, e bene. Quindi la partita è significativa oggi negli Stati Uniti, ci può aiutare, fra 2 anni ci sarà una nuova riunione dell'ONU per decidere come cambiare, in che modo la politica internazionale. Obama aveva scelto la linea della flessibilità delle convenzioni, questa non sarà la linea degli Stati Uniti, bisogna che da qui al 2019 ci sia non solo il Canada ma altri paesi, e se l'Italia fosse fra questi forse potremmo sul serio aprire una nuova stagione eliminando quel pensiero unico che ha fatto tante vittime. Grazie Marco. Cerco di raccontare appunto Mariona Lux, il libro che ho scritto, anche seguendo la falsariga del racconto che ci ha fatto Franco. Intanto la domanda a cui cercavo di rispondere e che ho cercato insomma, di ben descrivere in questo libro è la seguente: come sia possibile, come è possibile che nello Stato che ha teorizzato, applicato nella maniera più violenta e crudele possibile e esportato le convenzioni internazionali, ad esempio la guerra alla droga nella sua appunto declinazione più dura, stia vivendo l'esperienza più avanzata, la sperimentazione più avanzata di regolamentazione della cannabis? Questa era la domanda e ho cercato appunto nei vari capitoli del libro di dare risposta, come osservando e analizzando e studiando e riportando i dati di un lungo percorso, un unico diciamo percorso che inizia verso metà degli anni 90 e ci porta ad oggi, proprio oggi. Ad esempio un primo elemento di, o meglio diciamo così, a metà degli anni 90 soltanto il 16% della popolazione degli Stati Uniti era a favore della regolamentazione della cannabis. Oggi siamo al 54-56%. E in quel momento, quindi con 40 anni di battage politico e governativo sulla marijuana come il viatico alla morte certa e comunque a qualunque altra sostanza più pericolosa, come quindi la propaganda sulla marijuana come elemento dannoso e velenoso per l'intera società sia stata scalfita in un primo momento attraverso appunto il cambio di narrazione che il, chiamiamolo, movimento antiproibizionista, anche se non è stato un movimento unico, ha deciso di intraprendere, ossia scegliere dei testimonial, non più gli attivisti, i dirigenti delle varie associazioni antiproibizioniste
erano i frontman per appunto, raccontare il perché sarà stato giusto decriminalizzare e legalizzare la marijuana negli Stati Uniti, ma si scelsero dei testimonial, e i migliori testimonial negli anni 90, erano i malati da una parte. Ricordiamoci che per anche uno spinello si rischia in certi stati degli Stati Uniti di finire in galera per 30 anni. Uno spinello, beccati con uno spinello per 2-3 volte, significa galera e anche per decenni. Molti malati erano in galera perché trovati in casa con una sola piantina di marijuana o con poche grammi, diciamo, di marijuana disponibile. Quindi i testimoni erano i malati, diciamo, a piede libero, e i familiari di quelle famiglie distrutte da questa guerra alla droga che portava appunto sofferenza, dolore e incarcerazioni. In maniera tale che appunto l'opinione pubblica vedesse com'è possibile che una persona che è criminale soltanto per quella cosa lì, per la marijuana, che la legge trasforma in un elemento maledetto, debba finire in galera. È iniziato appunto questo nuovo modo, questo nuovo approccio anche di comunicazione, e questo ha portato da subito dei risultati importanti. Risultati importanti ossia la presa di coscienza che sì, la guerra alla droga porta dolore e sofferenza. Dopo un qualche anno si è immaginato di intraprendere poi e portare a casa i frutti di questo nuovo modo di comunicare, e si innestarono delle consultazioni referendarie ovviamente negli stati più facili, California come primo stato più liberale, diciamo, negli Stati Uniti, e poi via via Colorado, Oregon, stato di Washington e così via. Il quesito referendario era regolamentazione della cannabis a scopo perlomeno terapeutico. Si vince in California, si vince in molti stati, ad oggi sono 28 gli stati più Washington capitale ad avere una legge che regolamenta l'accesso alla cannabis terapeutica, e circa il 60% della popolazione statunitense vive in territori in cui la cannabis terapeutica è legale. E si è partiti dalla California nel 96. E quello che è accaduto subito dopo, quindi con l'applicazione delle leggi nate dai quesiti referendari, è quello che sta in un certo senso accadendo oggi in Italia. Ossia, si smitizza la marijuana, non è più una droga che porta chissà che cosa, ma è una sostanza che aiuta a migliorare la qualità della vita del mio vicino di casa, di mio padre, di mio nonno, del genitore, dei compagni di classe di mio figlio. Quindi non è quello che mi hanno raccontato per 40 anni, è un'altra cosa. E quindi si rende popolare, si smitizza, si porta poi per quello che è, insomma, e si rende in un certo senso popolare anche il parlare di marijuana nella società. Appunto, poi si arriva a far sì che la sequenza di referenda nei vari stati aumenta, e accade poi un altro fenomeno: quando l'opinione pubblica è arrivata ad essere decisamente a favore della cannabis terapeutica, allora non si sono più fatti i referendum con quella frequenza, ma per via legislativa si è arrivati a forme di regolamentazione appunto della cannabis a uso terapeutico. Dicevo, molto simile a quello che è accaduto tra la fine degli anni 90 e gli inizi del 2000 negli Stati Uniti, rispetto a quello che sta accadendo oggi in Italia, dove una legge, diciamo, nazionale, con tutti i limiti che ha, il decreto Lorenzini sulla cannabis terapeutica esiste, con tutti i limiti che ha, che è figlio comunque della legge Turco sulle cure palliative, nelle varie regioni, molte, non tutte, regioni italiane esiste una normativa, qua in Emilia ce l'abbiamo, sulla cannabis terapeutica, c'è parecchia ignoranza, siamo davvero all'inizio. La cannabis a scopo terapeutico inizia a diffondersi attraverso le farmacie, attraverso i medici che
giorno dopo giorno sono un po' più informati sulle proprietà terapeutiche della cannabis, dei farmacisti, e poi, e questo è un cortocircuito magnifico, le stesse forze dell'ordine che fino a qualche mese fa, diciamo, avevano un unico ruolo sulla questione della marijuana, che era quella di fermare le persone all'uscita, all'ingresso dei concerti e trovargli i pezzettini di fumo in tasca, ora le forze dell'ordine, oltre a continuare a fare questo, sono anche quelli che coltivano legalmente, gli unici che possono coltivare legalmente marijuana in Italia. Nell'Istituto Chimico Farmaceutico di Firenze, gli stessi militari che di notte ci troviamo davanti ai concerti, alle sale dei concerti, a sequestrarci pezzi di fumo, di giorno sono a innaffiare piante di marijuana che stanno a dimora su quelle stesse lampade artificiali che si vendono nei grow shop. Grow shop, appunto, che sono stati in Italia, ho un ricordo diverso di Ferrari, del 2010, quando un PM, che questa trimossa Ferrari, così lanciò la campagna di criminalizzazione dei grow shop, ossia sotto svegliato della vostra PM, se di mattino, io e altri 64 colleghi in tutta Italia, con la perquisizione in negozio, a casa, in macchina, addosso, perché si doveva creare il clima giusto per poi intervenire e applicare e far votare la legge Fini-Giovanardi, quindi criminalizzazione anche dei grow shop allora. Un'inchiesta che, grazie a una questa è un digresso, non lo so, un'interpellanza della allora deputata della Rosa del Pugno, ora si sa, c'è costata a voi, non perché di Ferrara, ma perché ai cittadini italiani, 1 milione di euro, per appunto un'inchiesta che ha portato a nessuna condanna e anche pochi processi, comunque nessuna condanna, 64 persone, tutti assolti, perché era un'inchiesta pilotata e voluta da Giovanardi, che in contemporanea della vostra PM qui a Ferrara, lei teneva una conferenza stampa qui a perquisizione in corso, in contemporanea, stesso orario, Giovanardi la rivendicava in conferenza stampa a Roma con una sua iniziativa. Poi dopo mi sono innamorato di una persona di Ferrari, sono poi cambiato, però insomma, questo è. Ho perso il filo, come sempre succede quando si fa una digressione, torniamo al lato della PM. Esatto, sì. Ok, quindi cambio. La legge è così, i militari ora giusto, erano le lampade, allora lampade pericolose perché vendute nei grow shop, ora le stesse lampade vengono usate dall'esercito per coltivare legalmente marijuana che poi viene acquistata dalle farmacie italiane. Gli effetti, ecco, di questa operazione ci saranno nei prossimi anni, insomma, però si parla sempre più di marijuana anche sui giornali, quelli diciamo di largo consumo, non so, Donna Moderna piuttosto che Vanity Fair, hanno articoli e sono molto, franco mi spiace, molto più efficaci gli articoli su Vanity Fair che non una nostra conferenza, perché si va a un pubblico, una porta aperta, okay, si va a un altro genere di pubblico e si avvicinano le persone che magari non si sono mai fatte un'opinione sulla cannabis fino a quel momento e le avvicini per altri aspetti. Ah, allora non è la cannabis, non è solo quella cosa lì, è anche tutto questo, nasce un po' di curiosità e soprattutto si smitizza e si come si chiama in italiano quello che è successo alla Detella, la devolizzazione, smitizzazione della marijuana. Stesso effetto sta accadendo attraverso l'approvazione della legge sulla sostegno alla canapa industriale, la filiera della canapa industriale, approvata dal Parlamento a metà gennaio di quest'anno, e anche questo, nuove aziende che nascono si occupano di canapa, ha delle stati migliorativi rispetto alla legge precedente, e anche questo porta a rendere popolare, diciamo, la pianta. Un tempo, ad esempio, qui torniamo agli Stati Uniti, ma è successa la stessa cosa anche là, sempre a causa della guerra alla droga, le leggi sulla canapa industriale, anzi è stata vietata la canapa industriale, si sta reintroducendo adesso attraverso sempre le leggi statali. Quindi è stata sradicata completamente una cultura e una cultura tradizionale negli Stati Uniti come anche da noi. E, un tempo, ad esempio,
gli agricoltori che coltivavano canapa ci tenevano proprio a dire la nostra è la canapa buona, non è la droga, non è un'altra cosa. Però anche loro, trattando, non soltanto trattando cannabis, ma essendo vista dalle istituzioni la cannabis come un'unica cosa che deve essere impedita ovunque perché c'è la nostra narrazione, la cannabis è il male e noi dobbiamo combatterlo, questi stessi agricoltori che si prodigavano a dire siamo, noi facciamo dell'altro e la cannabis è un'altra cosa, però si trovavano poi i trattori e i bulldozer dell'esercito a distruggere il campo perché magari dopo i test a campioni che venivano fatti si scopriva che la canapa del loro campo non aveva lo 0,2 di THC, la cannabis di strada ha meno 9%, ma magari è arrivato lo 0,3, essendo più alto rispetto alle norme e al tenore consentito, quindi veniva parificato lo stupefacente, quindi l'esercito, i carabinieri e la polizia era autorizzato ad entrare, distruggere il campo e mettere sotto processo per la produzione di stupefacente un agricoltore che già al campo di Granduro aveva anche un piccolo avvezzamento di canapa per fare fibra testing, per dire. E quindi anche lì hanno iniziato a capire che forse la questione è la stessa, il problema, la radice è la demonizzazione e il proibizionismo. Negli Stati Uniti quindi inizia la marijuana terapeutica ad esistere nelle società, si crea una sorta di sistema, medici, dispensari, di cannabis a scopo terapeutico per la dispensare, pazienti, aumenta la ricerca e gli studi hanno avuto un'impennata in questi anni, gli studi e ricerca, adesso tutti sono presi dallo studio dei terpeni, ossia gli aromi della cannabis e gli aspetti che gli aromi possono avere su determinate patologie, cosa impensabile fino a soltanto qualche anno fa, ma così come gli 80 erotti principi attivi presenti nella marijuana, ad oggi THC è conosciuto, il cannabidiolo, il CBD, è conosciuto, ma le ricerche ci sono dopo 3 anni, è una cosa molto recente, degli altri cannabinoidi non si sa quasi nulla. Non dico la legalizzazione, la regolamentazione e la non demonizzazione della pianta permette anche una maggiore e più efficace ricerca e quindi quello che si sta assistendo adesso, ricerche da parte delle università, così sono molto aumentate negli ultimi anni. Si crea quindi un sistema, una sorta di unione di intenti tra i finanziatori che citava Franco prima, il movimento antiproibizionista o i movimenti antiproibizionisti che esistevano e esistono negli Stati Uniti, il piccolo mondo commerciale, adesso è anche un po' più piccolo mondo commerciale, e si inizia a pensare a dare l'ultimo assalto, quindi a provarci con i quesiti referendari sulla cannabis legale, qualunque sia l'uso. E appunto si studiano gli stati, si studiano gli elettorati, si capisce dove può esistere appunto una rete di soggetti utili a portare una campagna alla vittoria e si individuano appunto Colorado e Stato di Washington, molto diversi come stati. Analizzando tutto questo si inventa un modo di comunicare efficace per portare al consenso la regolamentazione della cannabis. Il Colorado usciva da un quasi fallimento, lo Stato stava fallendo nel 2010. E i risultati poi non si vedevano, si toccavano con mano, ad esempio tutto il personale non scolastico dalle scuole appunto statali che erano stati licenziati proprio perché non c'erano più soldi per pagarli, quindi lì la campagna venne fatta sul fatto che la marijuana è più sana, meno dannosa dell'alcol da una parte e dall'altra puntando molto sugli introiti dovuti alla tassazione della marijuana, introiti per dello Stato, delle città e delle contee. Un elemento buono di tutti questi referendari che sono stati presentati da quel momento in avanti e che noi abbiamo ripreso nel testo di legge di legalizziamo.it, la legge di iniziativa popolare su cui tutti e tre noi abbiamo contribuito.
vi è inserita una tassa di scopo, quindi la tassazione sulla compravendita di marijuana e grossi al dettaglio andrà destinata a questo e questo capitolo di bilancio, in maniera tale che quei cittadini là abbiano potuto vedere e toccare dove i soldi erano stati effettivamente utilizzati, con le risorse dei primi 3 mesi di tassazione a Denver, capitale del Colorado, hanno costruito il nuovo ospedale. Tutti notano, vedono, sentono l'esistenza dell'ospedale nuovo, in un certo senso. In un capitolo del libro faccio l'elenco di come un certo numero di comuni, sempre del Colorado, abbia investito i soldi derivanti dalla vendita di cannabis. In contemporanea però c'è anche lo Stato di Washington, molto diverso sotto molti aspetti, dove appunto avevano visto come per poter vincere, e questo è un aspetto utile anche per l'Italia, per poter vincere c'era da convincere un settore, diciamo, di popolazione, di elettorato che diciamo era abbastanza contrario alla legalizzazione. Quindi il meccanismo che anche qua si potrebbe magari utilizzare è quello di come fare in modo, come si riesce, qual è il linguaggio, quali sono gli elementi, degli aspetti di una regolamentazione della cannabis che possono portare a convincere, a portare da questa parte elettorati, modi di pensare che sono per principio contrari. Lì l'elettorato più difficile era composto da l'elettorato femminile tra i 30 e i 50 anni, figli, preoccupazioni, tutte queste cose qua, insomma. E quindi la campagna sullo Stato di Washington per arrivare alla cannabis legale è stata fatta esclusivamente o principalmente su il come convincere questo elettorato. E qui appunto nasce quello che citava prima Leonardo, è regolamentare un fenomeno che già esiste. Aiuta, o meglio, difende i nostri figli oppure li porta alla perdizione? Se oggi il mercato delle sostanze illegali, della cannabis in particolare, esiste, vediamo in Italia, aperto tutti i giorni, 24 ore su 24, compreso Natale, questo lo so per esperienza personale, anche il giorno di Natale c'è, penso che chiunque di noi in 15-20 minuti, anche qui a Ferrara, riuscirebbe a procurarsi un pezzo di fumo, mezz'ora, se si va a piedi in bicicletta, magari mezz'ora. In mezz'ora è così. Quindi è il mercato più aperto, il mago a criminalità, che non guarda la carta d'identità se ne è maggiorenne o meno, soprattutto. Quindi cosa aiuta di più i nostri figli? Cosa tiene lontano le sostanze? Una regolamentazione di questo fenomeno, di questo mercato, oppure il ignorare che questo mercato esiste? Il nostro ministro attuale alla sanità, la Lorenzin, a domanda specifica, ma lei sarebbe favorevole alla legalizzazione, ha risposto no perché ho dei figli. Già che un ministro, anziché utilizzare i dati, i numeri, dice, visto che sono madre, allora no, non è che sia una cosa carina, però l'ha detta oltretutto anche in un momento non soltanto storico, ma proprio in un giorno, nel giorno più sbagliato possibile, ossia quando dall'altra parte dell'oceano, Trudeau, davanti agli imprenditori, non mi ricordo se di Vancouver, comunque una città del Canada, ha presentato la sua idea di regolamentazione della cannabis in Canada, elencando i primi 3 motivi per cui era giusto legalizzare. E l'ha fatto proprio lì davanti agli imprenditori per dire non è l'aspetto economico né il primo, come diceva così, né il secondo, né il terzo. Il primo motivo per cui noi vogliamo regolamentare la cannabis è difendere e tutelare i giovani e i minori. Stesse frasi poi utilizzate dal ministro, mi pare, della sanità, sempre del Canada, in questi giorni quando ha presentato il testo di legge. Noi abbiamo un ministro che dice io sono mamma e quindi non voglio regolamentare. Là c'è un ministro che dice io sono ministro della sanità e voglio regolamentare per salvaguardare e tutelare i minori. Questa è un po' la situazione. Penso che sia stata anche questa una digressione. E quindi
no, stato di Washington, ok, così si è arrivati alla regolamentazione. Poi funziona, non funziona? Allora, intanto, noi come antiproibizionisti per la prima volta nella storia abbiamo non soltanto delle buone idee, diciamo, da contrapporre a delle idee, diciamo, sbagliate, perché si possono misurare, si possono vedere se le leggi contro le droghe danno o non danno risultati. E proprio c'è un modo per misurare questa cosa. Dall'altra parte noi adesso abbiamo anche delle esperienze, quindi delle forme legali di regolamentazione che danno determinati risultati e effetti. Da subito, cioè, semestralmente, Colorado, Washington e poi gli altri stati pubblicano i dati. E tutti i dati smentiscono non soltanto le obiezioni principali che i proibizionisti italiani fanno quotidianamente, ma anche smentiscono le obiezioni che una parte di diciamo esponenti repubblicani posero allora, cioè al momento della campagna referendaria nei vari stati. Ad esempio, una è: se si legalizza aumenta il consumo dei giovani, tra i giovani. No, smentito. Non lo dice Corleone, con tutto il rispetto, ma lo dice il Dipartimento della Salute del Colorado, e poi di Washington, lo Stato, e poi dell'Oregon. In tutti e tre i stati, chiamiamoli ministeri della sanità, hanno misurato e dimostrano come il consumo tra i minori di 21 anni là consumano meno cannabis rispetto agli anni precedenti, e sicuramente meno rispetto a quanto si consuma in Italia. Il secondo anno di regolamentazione, di esperimento, diciamo, del Colorado, quindi con i dati del 2015, ogni anno dagli anni 70 c'è un istituto di ricerca che fa un sondaggio sui consumi giovanili, intervistano oltre 750.000 persone minori di 21 anni, e per la prima volta le interviste del 2015 davano come prima motivazione per il minor consumo di cannabis il fatto che non la si trova più in giro, non la trovo più per strada, e visto che nei negozi non me la vendono perché sono minore, non so dove comprarla. Questa è stata la prima motivazione nel 2015 del minor consumo. Un'altra obiezione importante, qua invece di Leonardi, che l'ha riportata qui in Italia, è: se si legalizzasse le strade sarebbero una giungla, tutti i drogati a guidare, quindi sarebbero gli autoscontri. Ecco, no, il Dipartimento dei Trasporti del Colorado, che poi si è visto come anche negli altri stati è andata così, ha pubblicato il solito report semestrale sugli incidenti stradali con morti o con feriti, e anche lì si vede come gli incidenti siano costante, lenta, flessione, diminuzione. Non è merito ovviamente della marijuana legale, ma sicuramente la marijuana legale non ha invertito la tendenza, che è una tendenza trentennale, ossia il calo degli incidenti stradali con morti oppure con feriti. Se in Italia, nonostante magari si ripeta, e questo è uno dei motivi per cui scrivo questi libricini brevi, corti, tipo Bignami, con tutti i dati di quello che succede di là, così appunto alla solita castroneria di Leonardi si riesce facilmente a studiare, no, guarda che sia il governatore del Colorado sia il ministro dei trasporti dello Stato di Washington ti smentiscono, non è andata così, è esattamente l'opposto. Portami le tue fonti. Questo qua c'è il problema, dico, il problema della marijuana, insomma, dal punto di vista della salute, c'è, cioè, la memoria breve, va spesso. Ecco, la differenza, quando vi è un proibizionismo ideologico come questo, di fronte a smentite e dati, si continua comunque così, senza alcuna vergogna, a ripetere queste cose in qualche salotto televisivo, ad esempio. Negli Stati Uniti succede l'opposto, un po' pragmatici. Quindi molti repubblicani contrari, ma anche i democratici, contrari alla legalizzazione nel 2012, quando il referendum venne posto ai voti, oggi hanno dichiarato che se avessi saputo di questi risultati non sarei
stato contrario allora. Uno tra tutti, che non è repubblicano, è il governatore del Colorado, che comunque fece una campagna contro il referendum che aveva la legalizzazione della cannabis. La sua prima dichiarazione allora ha risultato raggiunto, sì, al 54%. Fu: da governatore mi sento responsabile e il dovere di preparare la migliore legge possibile, perché questo chiedono i cittadini. Quindi non ha fatto velina, ha cercato di frenare l'applicazione, anzi la trasformazione in legge del quesito e l'applicazione della legge, ha fatto l'opposto. E lui, 8 mesi fa, in una dichiarazione pubblica, ha appunto detto questo: se avessi saputo i risultati che ora sarà non contrario al quesito referendario. Perché si dice che va bene negli Stati Uniti? Perché dal 2012 ad oggi, appunto, parecchi stati sono stati chiamati a votare. È come se nel 2012, che ne so, il Veneto avesse votato per la regolamentazione della cannabis, oggi noi siamo chiamati, vediamo se funziona o se non funziona questa sperimentazione. Tutti gli stati chiamati dopo il 2012, tranne l'Arizona, era difficile, l'Arizona era molto difficile, e la messa in mezzo sperando che la California trascinasse e trainasse tutti gli altri stati. E se andasse male in Veneto, col cavolo che noi indiani voteremmo sì alla regolamentazione che sta portando incidenti stradali, morti, giovani drogati per strada, eccetera, eccetera, carte, nuovi narcotraffici che nascono e così via. Una catena ininterrotta di vittorie referendarie, questo è stato. E un'opinione pubblica ora fermamente a favore della regolamentazione della cannabis. Il momento di passaggio tra il no e il sì avvenne un momento specifico e importante, ossia luglio 2014, quando arrivarono i primi dati dei primi 6 mesi dell'esperimento del Colorado, accompagnati all'inizio dell'applicazione della sperimentazione di cannabis legale nello stato di Washington, esattamente nelle giornate in cui il New York Times uscì in prima pagina con il primo editoriale di una serie di 7 articoli, in cui in prima pagina, l'articolo firmato da tutti gli editorialisti del New York Times, si dichiaravano tutti gli editorialisti, quindi il giornale, a favore non solo della cannabis legale, ma segnalando come questa dovesse essere una questione federale e non più lasciata proprio per evitare quello che potrebbe accadere, ossia al cambiamento di rotta e di colore della Casa Bianca si possa appunto tornare indietro e chiudere un esperimento che comunque sta funzionando e sta funzionando molto bene. Adesso facciamo un saltone in avanti, diciamo, per arrivare appunto a novembre 2016. Novembre 2016, dove se tu vai non saprai come finisce la storia. Però sono più comprendibile, sì. E novembre 2016, quando appunto altri stati, California, tanto Maine e Massachusetts dall'altra parte, però qui è più importante che qui sulla costa ovest, Nevada, California, vengono chiamati a referendum. E perché la strategia, che è tutta una cosa tentata, pensata, studiata e molto ponderata, la strategia era questa, appunto, fare in modo che la cannabis legale diventasse tema di campagna presidenziale, che il Partito Democratico, perché tutti comunque pensavano che fosse scritto nella storia, che dopo tanti, la Clinton diventasse presidente, quindi si fa lobbying sulla convenzione democratica perché venisse inserita nel programma democratico, che cosa? La declassificazione della cannabis nella tabella delle leggi federali da una parte e poi l'impegno da parte sua. E infatti diceva in campagna elettorale: gli stati sono laboratori di democrazia, noi rispettiamo le scelte degli stati sulla legalizzazione, non torneremo indietro. Questo è il primo passaggio, e d'altra parte accompagnando le presidenziali con nuovi referendum.
no? I referendum che servivano a, diciamo, riempire gli spazi vuoti e fare in modo che tutta la costa est fosse un'unica entità geografica con la cannabis regolamentata. L'Alaska va in alto, il Canada doveva arrivare nel 2017, ci arriva a inizio, a metà del 2018, comunque il Canada, e poi Washington, Oregon, Colorado, un po' spostato, California, Arizona, dove essere, Nevada, e Messico che ha depenalizzato per lo meno il consumo e è molto interessato a quello che sta succedendo al mondo negli Stati Uniti. Questo per poi forzare la mano sulle leggi federali, forzare la mano attraverso un elemento che dovrebbe essere poi la campagna da attuare ovunque, ossia solidificando gli interessi del mercato emergente della cannabis legale, cioè spezzare quella norma federale, diciamo, meglio, presente nel memorandum call, altra digressione a breve, è possibile la regolamentazione e legalizzazione in qualche stato perché l'allora ministro della giustizia rispose alla domanda degli stati. Qua è successo questo, hanno vinto il referendum, dobbiamo fare una legge, non è che noi apriamo la legalizzazione e arriva l'esercito, arriva la DEA e ci mette tutti dentro per banalizzare e semplificare. Allora l'allora ministro della giustizia scrive i punti e il perché il governo federale, era Obama, non sarebbe intervenuto sulle leggi statali se gli stati, nel momento di scrivere le leggi, avessero rispettato certi principi. I primi due erano massima tutela dei minori, e quindi nelle leggi si deve vedere come si esplicita la massima tutela dei minori, e in secondo luogo impedire la nascita di mercati clandestini, di spaccio tra Stato e Stato, quindi si produce lo Stato che ha legalizzato e poi nascono forme di narcotraffico fatti in casa con gli stati confinanti dove è illegale. E si deve vedere appunto nella legge che questo passa. Quando gli stati confinanti in Colorado hanno portato la questione in Corte Suprema, la Corte Suprema ha detto no, è una questione statale, la legge dello Stato del Colorado funziona bene, voi stati confinanti non avete alcun interesse perché la legge del Colorado impedisce forme di passaggio di marijuana tra lo Stato che ha legalizzato e il vostro, per cui non è di vostro, non avete un interesse vostro pubblico a portare la questione alla Corte Suprema. E quindi il ministro della giustizia ha scritto questo. Per rispondere a te alla questione terminata, a questa domanda, come si fa a bypassare le convenzioni internazionali, che spesso è stato anche qua un problema italiano, non si può fare un referendum che praticamente cancelli dopo la legge sulle droghe perché l'Italia ha firmato convenzioni internazionali, le tre convenzioni ONU degli anni 70. Ecco, è grazie a questa, diciamo, reinterpretazione la reinterpretazione in maniera molto 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 liberal dei principi delle convenzioni internazionali che vengono mantenute, appunto tutela dei minori, non accesso, non favorire il narcotraffico, eccetera. Nonostante questo, con questa interpretazione diversa e più leggera, è possibile appunto legalizzare nei vari stati. Nessuno pensa che la legge del Colorado sia in contrasto con le convenzioni internazionali, che è un po' paradossale, a meno che appunto ci sia un'impalcatura normativa, ma anche pre-normativa, perché il memorandum del Ministro della Giustizia non è una legge. Okay. L'idea era solidificare l'interesse quindi del mercato emergente e forzare la legge federale attraverso che cosa? Togliamo il pezzo di legge che impedisce la vendita e l'esportazione da Stato che ha legalizzato a Stato che ha legalizzato. Quindi questa entità geografica trasformiamola in un unico mercato per la cannabis legale. Ecco, questo e doveva essere il modo per mantenere anche i finanziamenti appunto dei privati su questo, per poi lanciare la campagna definitiva sugli altri stati. È successo qualcosa di non calcolato, sia la vittoria di Trump, e quindi almeno nei primi
primi mesi dopo la vittoria di Trump, diciamo, ci sono state parecchie riunioni, assemblee, convention per ricalibrare quelle strategie per la cannabis legale, e forse questo spauracchio sta aiutando a creare un'unica entità, un unico soggetto a difesa dei buoni risultati della regolamentazione, un unico soggetto che è composto dalle istituzioni, dai governatori, dai, chiamiamoli, ministri, dalla politica dei vari stati, quindi dai rappresentanti della politica dei singoli stati anche al Parlamento federale, i movimenti antiproibizionisti, le lobby, i finanziatori, il mercato energetico, un'unica entità che sta cercando in modo anche fantasioso di difendere quanto già ottenuto fino ad oggi. Come ad esempio il Colorado è quello che ha immaginato la risposta ad un eventuale attacco da parte del governo federale, la risposta più fantasiosa ma forse più furba. Vi è ferma lì, diciamo, in discussione una norma, una legge che in caso di attacco, diciamo attacco, che ci sta anche nello stile, insomma, il personaggio, attacco federale verso le leggi statali, riclassifica, ridefinisce tutta la marijuana prodotta e in circolazione nello Stato come cannabis terapeutica, visto che questa verrà, diciamo, non presa in considerazione dall'intervento statale, federale. Ecco, noi usiamo come scudo il termine cannabis terapeutica, perché per legge la definiamo come tale, e ci sono anche parecchi elementi emotivi per poter definire tutta la cannabis terapeutica, perché è sempre quella. Il bello organico comunque è una varietà in cui i semi sono acquistabili nei grow shop italiani, olandesi e così via. La definiamo tutta terapeutica, così noi difendiamo il nostro mercato di cannabis dall'ingerenza federale. Altri stati, ad esempio l'Oregon, ha appena approvato una legge che obbliga gli attori, diciamo, commerciali della cannabis a distruggere i dati personali entro 48 ore. Quindi gli acquirenti, insomma, chi si è potuto registrare, così via, i dati devono sparire, in maniera tale che non sarà possibile per la DEA e il governo federale accedere ai dati dei consumatori di cannabis nello Stato. La California ha appena approvato una legge che impedisce ai funzionari statali di collaborare con l'agenzia federale sulla questione cannabis, o meglio, dove vi sia una discrepanza di leggi federale e statale, per cui non collaboreranno le forze dell'ordine e le agenzie californiane con qualunque agenzia federale sulla questione del cannabis. Quindi non è tutto, vediamo cosa succederà, ecco. Questo è il terzo libro. No, credo di basta per un po', prossimo sarà una cosa, uno un po' più divertente, e si chiamerà Ale Maria, e l'altro invece, ma fra due anni, sarà un vero manuale. Vorrei con altri riportare con altri i testi delle leggi, ma anche tutte le normative prodotte in questi anni, anche le normative statali che hanno dovuto fare gli stati perché c'era una lacuna, tipo, cioè, se la marijuana dal punto di vista federale è proibita e illegale, la marijuana non può essere considerata, non può non sottostare a quelli che sono i criteri per quanto riguarda, non so, la sicurezza, i diritti dei consumatori, la sicurezza alimentare e così via, che è prerogativa federale. Quando nei primi mesi, sempre in Colorado, hanno notato come fossero dei casi di, diciamo, intossicazione da cannabis trasformato in alimenti, quindi cioccolatini, col THC e così via, allora prima si fa un'inchiesta generale per capire quanti casi ci sono e che tipi di casi ci sono, tipo genitori che lasciano i cioccolatini sul tavolo e passa il figlio piccolo e si mangia due cioccolatini col THC. Succedevano queste cose, anche pochi, 10 casi sono successi. Comunque, dopo l'analisi e l'indagine, scrivono una normativa ad hoc per normare una cosa a cui loro non hanno pensato, ossia tutti i prodotti commestibili con THC. Quindi adesso in Colorado c'è questa legge che dice come
i prodotti commestibili contenenti THC debbano essere porzionati o porzionabili, tipo i quadrati di cioccolato porzionabili, diciamo, non contenere la porzione di 10 mg di principio attivo, e sulla confezione davanti in massima evidenza deve essere scritto contenente THC, e le confezioni devono essere antibambino, diciamo. Quindi nasce tutto un mercato anche di aziende che iniziano a produrre buste difficilmente proibite da bambini. Quindi l'indotto ha portato un sacco di posti di lavoro, la marijuana ha un sacco di posti di lavoro grazie all'indotto. Ecco, tutte queste normative riportarle, commentarle e vedere gli elementi di differenza, in maniera tale che un legislatore si trova tutti i pezzi e può montare la legge più simile all'Italia prendendo i pezzi che funzionano. Ma anche perché ci sono dei pezzi bizzarri, tipo in Nevada è legale, in tutti gli stati in cui è stato il referendum è così, anche in Nevada è legale ovviamente coltivarsi le proprie piantine che hanno colore di 6, detenere tot grammi di cannabis, però in Nevada è legale fino a quando non nascerà il mercato autorizzato di dispensari di terapeutici. A quel punto lì, cioè fra un annetto circa, sarà possibile autoprodurre cannabis solo se si abita oltre le 25 miglia dal più vicino dispensario di un terapeutico. Tutti dicono, ma ecco, la corruzione, la lobby della cannabis che corrompe gli antiproibizionisti e mette questa normativa, eccetera, potrebbe anche essere, secondo me, questo il punto. Ma sicuramente, quando veniva illustrato il quesito referendario ai cittadini, di certo non dicevano sarà vietato da chi abita dentro 25 euro perché ci hanno pagato. Avranno perlomeno utilizzato delle motivazioni positive per giustificare questa normativa unica rispetto a tutte le leggi degli altri stati. E quindi ragionando, che è difficile, ragionando sul perché, o in cui, sì, sul perché hanno comunque messo in modo positivo questo genere di norma, magari ci si aprono altre strade, altri percorsi. Ad esempio, il fatto che trasformare un mercato nero, monopolio della criminalità organizzata fino al giorno prima, in un mercato legale e regolamentato, deve prevedere forme di controllo pubblico molto attento, proprio per impedire il riciclaggio, ecco, di criminali nel mondo legale. E il controllo sulla marijuana, da illegale a legale, magari deve essere fatto in maniera molto precisa. Quindi forse l'interesse pubblico, che è legato al controllo per impedire appunto infiltrazioni criminali nel mercato nuovo, legale di cannabis, ha bisogno di concentrare, diciamo, forme di controllo e regolamentarle meglio, avere dei negozi, ok, dove la cannabis arriva con il codice a barre dal seme fino al grammo che si vende, e che hanno una licenza e hanno quindi la possono essere controllati in maniera molto più precisa, avere più negozi rispetto a singoli che nelle tenute sparse in mezzo al niente del Nevada coltivano chissà cosa, chissà quanto. Forse sui negozi è più facile applicare un controllo rispetto alle tenute private in giro per lo Stato. Questo potrebbe essere la motivazione positiva per cui si è messa questa norma. Quindi si cerca di limitare, diciamo, l'autoproduzione in questo modo. Ecco perché sì, il mettere insieme gli elementi di differenza tra le varie leggi e anche le altre normative secondarie esistenti potrebbe essere effettivamente utile. Quello è un lavoro pesante, non come questi che comunque sono dei giochi, insomma, lo faccio di solito d'estate, scrivo i librini, poi chiamo lui quando non so il titolo. Per un tempo facevo proprio, era un omaggio a quando c'erano ancora dei romantici che facevano politica, no? E tutti che si pensava che uno valesse uno, e così allora facevo le titolari, su Facebook vedevamo quattro titoli sui libri, per battezzare appunto i libri, poi si votava le titolari, che appunto nasce il marijuana in salotto, legalizzare con successo.
però appunto su questo per il democristiano dai, io su un titolo, e quindi Leonardo mi ha suggerito il titolo di cui ho detto, quindi anche qua il disvelamento che la democrazia a volte non è veramente democratica, però che mi impostano il titolo come hanno fatto a Genova qualche settimana fa, insomma. Comunque secondo me l'esperienza del Portogallo non è un'esperienza sicuramente fino a un certo punto non è, è descritta come un'esperienza molto avanzata, ma in realtà il mio giudizio è che non è sulla via della legalizzazione. Importante perché hanno distinto molto cioè hanno evitato la penalizzazione del consumo, però in favore di una medicalizzazione molto, molto forte, e questo, su questo insomma, si può discutere. E comunque credo che manchi l'ultimo passaggio che ha affrontato su un controllo della distribuzione. Sì, cioè il Portogallo è là, queste forme si possono trovare, depenalizzazione di tutte le sostanze, rispettando poi anche le indicazioni europee, no? I pilastri. Qua in Italia, secondo me, fai soltanto un grosso regalo a chi detiene il monopolio del mercato di tutte le sostanze, depenalizzando e basta. Per cui, se magari là può essere anche una buona ricetta, qua da noi non la vedo proprio come esperienza positiva da portare. Anche in Portogallo c'è una legge particolarmente penalizzante e un problema molto pesante di prevalenza soprattutto sull'eroina. Proprio per quello hanno puntato molto sull'aspetto sanitario, per cui è vero che uno non viene arrestato, non viene mandato dal prefetto, però viene mandato a una commissione, cioè un medico, credo un magistrato, non ricordo chi altro, che in cui viene obbligato a fare un programma di recupero, anche magari laddove il programma di recupero serve. Questo non succede sul consumatore di marijuana, per dire. Succede su tutti i consumatori. Altri? Se non c'è nessuno, vi ringraziamo, vi invitiamo a stare in vigore, ringraziamo di nuovo IBS, il Palazzo di Ferrara, stasera, molto del materiale citato in questa ormai due ore di chiacchierata lo trovate sul sito di Fuori Luogo, www.fuoriluogo.it. Grazie a tutti. Grazie.